Gigi Sgarbozzi, siamo fermi all'autogrill sulla Salerno Reggio Calabria, spostamenti molto, molto lunghi, un po' di disagio, soprattutto per te che è un doppio impegno, questo in rally sia la partenza che l'arrivo. Sì, ma io vorrei parlare soltanto di ciclismo, queste sono cose che succedono in un Giro d'Italia. Ma ci sappiamo, sei molto... E invece sono contentissimo di come sta andando il Giro. Oggi c'è una tappa direi a Tropea adatta a corridori scattisti veloci come Visconti, Di Luca, però aperta anche a velocisti tipo Petacchi, Ventoso, che abbiamo visto grandi protagonisti a Fiuggi. E per quanto riguarda il Giro, domani c'è una tappa importante, domani penso che i grandi aprono finalmente i rubinetti e si cominciano a vedere i grandi protagonisti. Il sogno mio è quello magari di vedere domani sull'Etna, perché io cerco sempre di fare promozione del bene al ciclismo, che vincesse Vincenzo Nibali. Vittoria dei Nibali, maglia rosa, sarebbe un trampolino di lancio per il ciclismo italiano in vista delle montagne, delle grandi montagne. Ma finora che hai visto bene finora, anche se ci sono state poche indicazioni? Finora il migliore è stato dei grandi Scarponi. Scarponi ritengo che abbia la squadra superiore a Contatore e Nibali si è un po' nascosto, però non so, quest'anno ho qualche perplessità sulla squadra. Mi sembrava più forte lo scorso anno, capito? E su Contatore cosa diciamo? Ho letto che qualcuno dice che sia già stanco. No, Contador è un fuori classe, è il più grande corridore al mondo, io sono un grande ammiratore di Contador, è un fuori classe, però la sua squadra non è all'altezza secondo me, quindi l'incertezza di questo giro è la cosa più bella e sarà da seguire tutti i giorni. Ciao, ci vediamo. Segnale importantissimo nella tappa che meno ti aspetti, ricordiamo che ci sono anche gli abbuoni questo tuo Giro d'Italia, come sta andando? Ti abbiamo visto provare più volte, quali sono i tuoi obiettivi? Ah, quello di vincere una tappa e soprattutto poi cercare di scortare il più meglio possibile Rodriguez. Sì, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, a volte si lavora e non si vince e si viene criticati, e si sta a ruota e si ciuclina, questo è ciuclina. Oh, è qua, Luca!